La Juventus continua a tenere sotto controllo Willian, ragazzi. Ve l'ho detto già parecchio tempo fa, ve l'ho presentato in realtà già qualche tempo fa, questo talento veramente molto interessante brasiliano, forse un po' in là con gli anni, lo possiamo dire, ragazzi, che scadrà, vedrà il proprio contratto scadere a giugno, quindi si libererà a parametro zero, che è ormai nel mirino della Juve. E lo sapete, ragazzi, già qualche tempo fa c'è stato qualche sondaggio ufficiale, già qualche tempo fa c'era stata qualche piccola, diciamo, informazione trapelata, poi le cose si erano un po' rasserenate fin quando negli ultimi giorni non è uscita un'altra notizia secondo la quale Willian sarebbe veramente molto molto felice di un eventuale trasferimento alla Juve. Quindi questo ragazzo, che è un brasiliano, che purtroppo, ragazzi, ha superato i 30 anni, però vi devo dire la verità, ha ancora un certo tipo di freschezza. Ormai sembra proprio essere diretto alla Juve, almeno per il momento sembra che la sua volontà sia quella di andare alla Juve. Non rinnoverà con il Chelsea, è un giocatore sicuramente che ha fatto tanto per il Chelsea in questi anni, ma che a un certo punto ha scoperto già dalla scorsa stagione di non essere, diciamo, più a suo agio all'interno della squadra londinese. In particolar modo ha avuto anche problemi con Sarri, quindi vi dico questo: l'anno scorso, quando Sarri allenava al Chelsea, Willian e Sarri non si sono molto piaciuti, nel senso, cioè, ci sono state, secondo la stampa inglese, delle piccole discussioni all'interno dello spogliatoio, niente di straordinario, ci mancherebbe, neanche se soppiata a pugni, ci mancherebbe altro, però ci sono state delle piccole discussioni. Queste discussioni potrebbero essere trasferite, tra virgolette, ovviamente per un modo di dire. Io credo che se Willian dovesse arrivare veramente alla Juventus, arriverebbe in maniera professionale. Sarri anche sicuramente saprebbe come metterlo a suo agio, almeno mi auguro che non faccia come con Emre Can, ma è un giocatore, Willian, molto utile, che potrebbe rappresentare una nuova linfa vitale all'interno della Juve. Allora, Nedved è un grande estimatore di Willian, così dicono in Inghilterra. Nedved vorrebbe Willian alla Juventus perché lo considera sicuramente una pedina importante da prendere a parametro zero. Ne ricordiamo che è gratis, ragazzi, quindi non c'è nessun esborso da pagare, a meno che tu non lo voglia prendere a gennaio, diciamo una cifra che credo non superi i 20 milioni, ma comunque non è un'emergenza all'interno della Juve. In una Juve che vede il proprio reparto avanzato già colmo di persone come Dybala, come Douglas Costa, come Higuain, come Mandzukic, che ormai sta andando via, come Ronaldo, ma anche come Bernardeschi, ad esempio, è normale che un altro attaccante potrebbe sembrare un'esagerazione. Cioè, la maggior parte di voi mi dirà: ma che ci serve un altro attaccante? Se prendiamo il centrocampista, che avete completamente ragione, cioè pure io prenderei un centrocampista, però pare che Willian interessi molto alla squadra, pare che interessi molto a Nedved più che a Paratici, e pare che sia un giocatore che la Juve ha intenzione di diciamo provinare da questo punto di vista, cioè ha intenzione di mettere sotto controllo. È un giocatore sicuro. Che tipo di giocatore è? Innanzitutto può fare sia l'esterno destro che il trequartista, quindi entra bene sia in un 4-3-3 che in un 4-3-1-2. Se volete la mia personalissima opinione, rende un po' meglio nel 4-3-3, cioè è uno che nelle giocate che ha fatto durante tutta la carriera ha bisogno di spazio, ha bisogno di metri per rendere meglio. L'unico problema di Willian, secondo me, in questi anni è stato un certo tipo di, non in questi anni, ma più che altro nella scorsa stagione, un po' di problemi fisici che ne hanno pregiudicato la prestazione. In generale, le prestazioni, la prestazione, diciamo, generale della stagione, in generale le prestazioni che riguardano, diciamo, le singole partite. Qualche piccolo fastidio di troppo, che però per il momento sembra essere risolto, solo che Lampard ormai fa giocare altri, Willian si sente ancora competitivo, vuole andare via, c'è anche stato un sondaggio da parte del Real Madrid, da quanto ne so, e appunto Juve e Real probabilmente stanno con le antenne, proprio stanno lì in procinto di capire chi se può prendere Willian, giocatore, vi ripeto, che può fare sia l'ala che il trequartista, giocatore dotato di ottimo dribbling, buon tiro, bravo anche nella fase di organizzazione, cioè quel tipico centrocampista slash attaccante che non solo riesce a penetrare nell'area di rigore, non solo riesce a fare, diciamo, non è che riesce a fare, ma fa proprio dei dribbling veramente molto ubriacanti, ma è anche uno che ti organizza la fase di gioco, quindi se hai bisogno di rallentare, se hai bisogno di impostare in una fase avanzata, secondo me Willian potrebbe essere veramente molto utile. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.